Allora, socio, playoff che entrano sempre di più nel vivo, ma in questo caso ti parlo più di NBA, saltano fattori campo, sta succedendo di tutto. Primo anno, Bron, il delirio praticamente. Facciamoci anche due domande al riguardo allora, no? A parte gli scherzi, sicuramente sta succedendo veramente di tutto e sarà molto bello vedere come andrà a finire, perché in fin dei conti di serie definita ce n'è solo una e a Boston qualche scossone arriverà, per il resto è tutto bellissimo, non si vedeva da un po' questo tipo di sorprese, questo tipo di movimento, e secondo me, considerando l'off season, ci stiamo preparando al miglior campionato NBA che possiamo ricordare negli ultimi 15 anni, senza sparla troppo grossa. Sono assolutamente d'accordo e ne parleremo, perché ci arriviamo ovviamente al mondo a stelle e strisce. Allora, bentornati a questa nuova puntata di Super Basket, anche qui puntata molto molto ricca, perché ci sono anche dei primi verdetti per quanto riguarda il campionato di Serie B, playoff di A2 ancora in corso. Facciamo ovviamente i saluti di rito, in questo caso il saluto nuovamente da parte del socio. Ben ritrovati, oggi col sermone ci siamo partiti, quindi state carichi. Il predicatore in questo caso, dai, facciamo così. Abbiamo anche di reverendo a Teramo, uno ne è passato, sì, uno ne rimarrà. Assolutamente, assolutamente. Poi l'ospite non giusto di più, l'amico e collega Luca Graziani. Ciao Luca. Ciao, ciao Lorenzo, ciao Jacopo, ciao a tutti. Allora, partiamo subito. Rompiamo il ghiaccio, come si dice in gergo, e partiamo ovviamente dalla serie A2. Lo abbiamo detto, i playoff, gli ottavi di playoff che entrano sempre di più nel vivo. Anche qui ci sono stati dei verdetti, poi con calma andremo anche a vedere il tabellone completo. Domenica si è giocata al Palamaggetti gara 4 della serie tra i Roseto Sharks e Treviglio, partita che è stata vinta, partita molto combattuta, vinta dai Lombardi, e quindi si andrà appunto a gara 5. Prima di entrare nell'analisi andiamo a vedere proprio il servizio realizzato da Jacopo. Per recuperare il fattore campo serviva recuperare Chris Roberts, e tanto ha fatto Treviglio, che al Palamaggetti rialza la testa dopo gara 3 e si guadagna la bella in Lombardia vincendo 7-3-8-3. Non è bastato per gli Sharks condannare Borra a soli 10 minuti per problemi di falli, considerando la consistenza di Caroti, altri 17, e la rinascita del prodotto di Bradley, 19, dopo essere diventato papà. Sarebbe semplicistico limitare la sconfitta alle prestazioni balistiche degli altrimenti indispensabili Persson e Rodriguez, soprattutto paragonandoli al backcourt della Blue Basket. Certo è mancato Nikolic, come è stato completamente sotto i suoi standard Sherrod, e certo Vertemati ha potuto pescare il jolly dal Meida dalla panca, finora abbastanza silenzioso nella serie. Eppure, il merito fondamentale del coach di Treviglio sono stati gli aggiustamenti sulla scelta dogmatica, senza alcuna accezione negativa, di D'Arcangeli di cambiare su ogni blocco. Ovviamente è più facile lavorare su questo assunto senza Borra. Qui Roseto ha sbattuto e male, riscoprendo poche soluzioni nel suo playbook quando non può correre. Vedendo anche in sostanziale equilibrio il bilancio di assist e rimbalzi, viene da sollevare la questione Bua. Senza nulla togliere all'agonismo di Iannelli, ben compensato da un'altra prova in doppia cifra uscendo dalla panchina di Pieric, ci si chiede come anche al netto dei mancati progressi tecnici, un ragazzo così fondamentale in regular season sia stato del tutto escluso da questa serie. Si torna quindi al Palafacchetti per una gara 5 alla vigilia in attesa, ma degno finale di una delle serie più equilibrate del panorama nazionale. Gli Sharks hanno già vinto lì e più volte l'Under 23 ha dimostrato di salire di livello all'aumentare della pressione. Stesso dicasi per la numero 2 dell'Ovest, che spalle al muro ha espresso la sua migliore pallacanestro. Parquet, Will Tell. Allora, abbiamo visto appunto il video, il servizio realizzato da Jacopo, che già ci ha dato tante chiavi di lettura per quanto riguarda questa gara 4. Io parto da Luca Graziani. Luca, allora, una gara 4 innanzitutto combattuta, lo stesso coach D'Arcangeli, io parto anche da quanto detto appunto dallo stesso coach degli Sharks, che in pratica ha definito un'occasione sprecata, un'occasione mancata, effettivamente insomma era il primo match point per chiudere la serie, anche un po' di rammarico in un certo senso. Ha dato però ampio merito a Treviglio, ha detto proprio in modo esplicito: dobbiamo dar merito a loro perché hanno giocato meglio in questo caso. Poi entreremo anche nel dettaglio, perché Jacopo ci ha dato tante chiavi, però ecco, si può dire che un'occasione mancata da parte dei biancazzurri. Mancata sicuramente, perché sai, vai sul 2-1 e dopo aver sovvertito il fattore campo, no? Quindi aver espugnato Treviglio, potevi chiuderla in casa, adesso vai a giocare una gara 5 che
voglio dire, sicuramente no, se non fosse altro che per il fattore campo, avvantaggia la squadra di casa, quindi avvantaggia Treviglio, che forse è anche un pochino più di, in questo momento, di inerzia, se vogliamo, no? Perché andrà 2-2, andrà a rispondere a Rosario. Però sai, queste sono partite che sono tutte da giocare. Francamente io penso che, lo dicevamo anche un po' a microfoni spenti, secondo me lì Roseto giocherà una buona partita e uscirà una partita abbastanza equilibrata. Poi i dettagli faranno un po' la differenza, come avevo detto, come diceva giustamente Jacopo, insomma, alcune chiavi tattiche poi saranno decisive per il passaggio del turno, insomma. Tornando proprio a quanto detto da Jacopo anche nel servizio, socio, coinvolgo ovviamente te, intanto stiamo appunto rivedendo gli highlights della partita. In questo caso tu hai definito appunto mancanza di playbook, ovviamente per merito di Treviglio, lo abbiamo anche detto più di una volta che Roseto è cresciuta anche sotto questo aspetto. Non abbiamo mai, tra virgolette, elogiato troppo il playbook di D'Arcangeli. In questo caso Treviglio è stata anche brava a far emergere i limiti degli Sharks, che, ripetiamolo, se li fai andare a marce basse, loro hanno le contromisure, però ecco, se poi trovi veramente il tuo ritmo e li costringi a rincorrere, ecco, in quel caso, se devono ragionare troppo, forse Persson e compagni vanno un po' in difficoltà. In questo senso, però, voglio evitare di essere troppo pesanti. Certo c'è una mancanza di playbook, nel senso che questa squadra le cose migliori le ha fatte quando corre, non è solo un discorso di età e di atletismo. Di natura, diciamo. È una questione di natura della squadra, sicuramente, eppure ci si poteva aspettare, oltre alle tantissime crescite che ci sono state, e quelle magari un po' meno attendibili, ci si poteva aspettare una crescita a livello di creazione. Certo è che, oltre ad imputare questo all'allenatore, va imputato anche alla scelta estiva di non avere un playmaker adatto a questa squadra, perché poi Busciati l'hai fatto fuori, non l'hai sostituito, Nikolic non è assolutamente pronto e il suo essere onnivago lo conferma. Forse per lui una stagione da guardia l'avrebbe fatto crescere di più, però lì c'è Persson. Certo. Quindi non puoi neanche fare questo ragionamento. Oltre al playbook forse manca anche il playmaker. Tra l'altro, bravo anche, nel senso, il coach dei Lombardi, Vertemati, a trovare poi un jolly, e guarda caso è stato anche, come dire, un jolly un po' speculare agli Sharks. Io sto parlando di D'Almeida, sì, sì, che appunto l'abbiamo visto anche dal vivo, è un giocatore fisico, è un giocatore quasi proprio da Sharks, tra virgolette. Sì. Fattore determinante poi alla fine, Jacopo. È stato determinante, e lo è stato nel senso in cui non lo era minimamente stato nelle prime tre gare della serie. Certo è che farlo uscire dalla panchina è stata la scelta giusta, perché può portare tante botte e tanta corsa. Non fa molto altro, eppure quando ha cambiato su Sherrod l'ha messo davvero in difficoltà, perché ora non puoi aspettarti una serie a 20-10, non sarebbe a Roseto. Assolutamente. Però era lecito chiamarlo ad una prova diversa, soprattutto senza Borra in campo, ma forse questo ci conferma come lui il duello con uno dei centri migliori del campionato l'abbia vinto più volte, trovandosi di fronte qualcuno della sua taglia ha fatto più fatica, al netto di una partita comunque difficile, e ci sta. Tutto questo per dire poi, Luca, insomma, ci riagganciamo anche a quanto detto in quest'ultimo frangente, per dare appunto anche risalto a quanto stanno facendo gli Sharks, che, già ripetiamolo, l'obiettivo stagionale non era quello dei playoff, e stanno giocando oggettivamente contro una squadra molto forte, perché poi uno dà anche per scontato, nel senso che sei playoff e devi passare un ottavo di finale, ma in questo caso si affronta la terza del girone ovest, ed è una squadra, Treviglio, che manca di Pecchia, che è uno dei prospetti più interessanti, cioè quasi un giocatore, io lo chiamo il cosiddetto all round, insomma, come piace a chiamarlo anche negli Stati Uniti, cioè davvero un giocatore che può ricoprire quattro ruoli, quindi stai affrontando un avversario che è anche deficitario in certe cose, e Treviglio appunto sta dimostrando che è un avversario tostissimo, lo avevamo previsto, però ecco, il campo ha dato ulteriormente ragione, quindi già portare a gara 5 può, tra virgolette, essere, tra virgolette, un primo mini traguardo, in un certo senso, ragioniamo ovviamente per paradossi. Lo è sicuramente nell'ottica di una stagione che nel compagio è andata nel complesso, e quindi Roseto sta completando quella che comunque è un'ottima stagione. Sul discorso di Treviglio sono d'accordo, perché Treviglio è una squadra sicuramente attrezzata, e sono d'accordo anche sul fatto che Pecchia è uno di quei giocatori che, sapendo fare, ecco, anche un po' tutto, come hai detto tu, essendo un giocatore comunque già importante, è un classico giocatore che in una serie lunga può sparigliare un po' le carte in una singola partita, anche se vogliamo. Certo. Quindi comunque è una defezione importante.
Si giocata tanto se, ecco, anche sui cambi difensivi, su queste scelte, un po' vediamo se Roseto riuscirà a punire il più possibile magari Borla quando sarà in campo in difesa, quando, perché lui comunque staziona molto in area, quindi il fatto di aprire il campo è importante, bisogna fare canestro da fuori, insomma le percentuali da fuori saranno un indizio secondo me molto importante, però è anche bello vedere, ecco, una squadra come Roseto che va a giocarsela a viso aperto, come ha fatto per tutto l'anno, insomma mantiene la propria identità di gioco anche nei playoff. Assolutamente. Qui vediamo intanto le statistiche di Pecchia, che mi sembrano abbastanza importanti. Esatto. Tra l'altro, appunto, è un classe 97, quindi è giovanissimo, definito davvero come uno dei migliori prospetti, anche futuribili, Jacopo. E qua stiamo parlando anche di prospetto azzurro, di prospetto della nazionale. Quindi, insomma, diamo giustamente il valore a Treviglio, quindi esaltiamo anche quanto stanno facendo gli Sharks contro un grande avversario. E tra l'altro, l'hai detto anche tu nel prologo del tuo servizio, adesso bisognerà vedere anche per gara 5 il fattore Chris Roberts, perché ha avuto, insomma, una bella notizia in famiglia. Sappiamo che, insomma, quando poi c'è la nascita in famiglia, eccetera, di un figlio, il giocatore, certo, ricordo un Jason Carroll, era felice, che era molto felice, insomma, all'inizio era, come dire, fece un inizio di stagione a Teramo non proprio eccellente. E poi sbagliò tre partite. Esatto, sbagliò tre partite, si parlava di blef, poi dopo, appunto, nascita in famiglia da parte del Pargolo, in questo veterano del Real. Esatto, adesso il veterano del Real, vittoria di Euroleague e quant'altro. Ricordo tanto, scusa se mi interrompo, anche una giovane madre, quindi diciamo la moglie di Carroll, con il bambino neonato, infante, sì, proprio, ricordo. Sì, sì. Portarlo in trasferta, tenerlo in braccio anche in trasferte molto calde, ricordo Rieti, Montegranaro, certo, cioè Porto San Giorgio. E mi ricordo che lei, nonostante le urla e il boato del pubblico, teneva lì quel bambino. Vabbè, cioè, insomma, è stato un missionario, insomma. Sì, sì, esatto. Non sono questi i rischi. Di cui non sono questi i rischi. Tornando quindi al discorso, ripetiamo: Chris Roberts, l'americano di Treviglio che ha avuto questa nascita, si era un po' contenuto, abbiamo scoperto poi il motivo. Quindi ci sarà anche questo fattore adesso, Jacopo, un Roberts dalla mente più leggera, con la mente più libera. Sicuramente pesa perché stiamo parlando del primo violino di una squadra che ha fatto seconda, stiamo parlando di un americano che ha girato tutta Italia, tutta con ottimi risultati, come dimenticarlo anche alla Virtus, per esempio, venendo da un college non proprio eccezionale come Bradley a Peoria in Illinois. E sapevamo che si sarebbe iscritto alla serie e ha fatto molto, molto male a Roseto, e anche il minutaggio di Pecchia non aiuta, ma serve il miglior Roberts proprio in questo senso. Per quanto dicevi di Pecchia come patrimonio, insomma, un 97 di quasi 2 metri che sa palleggiare e tira da 3, male non ci fa, insomma. Assolutamente. Ecco. Quindi senza dubbio merito a Treviglio, che, come ci hai fatto notare tu tempo fa, può essere un attimino equiparata a Roseto nel suo girone. Sono due squadre che seguono, certo, sì, che seguono strade molto simili, che hanno avuto risultati più che positivi e che devono portare avanti questo cambio di mentalità per il nostro basket, è giusto farlo. Facendo adesso un po' il punto della situazione per quanto riguarda il tabellone praticamente dei playoff, lo possiamo andare a visualizzare con calma. Ci sono stati, insomma, dei verdetti, in questo caso la squadra, insomma, la prima squadra a passare è stata Verona, che ha battuto Casal Monferrato 3-1 nella serie, poi passano Capo d'Orlando che batte Ravenna 3-0 e Biella che ribalta il fattore campo. Vedete qui, grazie Cristian dalla regia che ci manda in onda appunto tutto il tabellone, quindi abbiamo detto Biella che vince, ribalta appunto il fattore campo, batte Udine 3-1. Luca, io partirei da un dato: fin qui due squadre del girone ovest che passano, una squadra del girone est, che in questo caso appunto è Verona, che ci sta perché poi hai battuto, insomma, la settima dell'ovest. Però abbiamo tanto detto fin qui della disparità dei due gironi, intanto, come dire, il risultato che balza più all'occhio è Biella che fa fuori Udine. Eh sì, giustamente ci hanno voluto smentire subito, esatto, non appena ne hanno avuto la possibilità. Sì, poi i playoff, si sa, si giocano su equilibri anche molto particolari, certo, perché contano tantissimi fattori, come ci arrivano le squadre, anche semplicemente da un punto di vista banalmente umorale, come poteva essere per Roberts, no? Che ha steccato gara 2, era gara 3 anzi, che era 4, poi la giocata, certo, alla grande, perché era lì sul filo di una notizia importante, diciamo, anche
paradossalmente possono contare molto anche queste. Eppure se l'era chiamata da Arcangeli, perdonami. Sì, sì. L'intervista post partita l'ha fatto con noi dicendo devono passare 24 ore, cosa può cambiare? È cambiato, sì, sì. Ma state avanzate. Una nascita, poi uno dice che cosa determina delle serie. Ragazzi, occhio ai fattori extracestisti. Infatti in questo è interessante il dato che molte partite finiranno a gara 5, no? Mi sembra. 5 partite finiscono alla bella praticamente. Anche Latina Montegranaro ha avuto modo un pochino di seguire come serie, molto molto interessante. Certo. Trapani che porta a gara 5 Treviso, insomma, ecco, non è che l'avevamo proprio previsto. Per quanto Treviso sia un'altra squadra capace di tutto, gara 5 con Trapani difficile rimane. Certo. Quindi tante gare 5, Jacopo appunto a dimostrazione che comunque nel caos che vive anche la nostra pallacanestro, tante società insomma in difficoltà, poi ne parleremo anche per quanto riguarda la Serie B, perché riguarda una società abruzzese in questo caso, si parlerà appunto di Pescara e del suo passaggio del turno, però dicevamo, ecco, tornando alla 2, tra virgolette resta un po' un'isola felice in questo caso, cioè poi ai playoff vedi anche che anche rispetto all'anno scorso c'è molto molto più equilibrio quest'anno. Allora, tanto fammi partire visto che eravamo in tema, con un Amarcord, perché hai citato Biella e Casale Monferrato, e come dimenticare i buzzer beater di Carroll appunto prima, e anche di Brown per la salvezza nel 2013, entrambi in terra piemontese. Assolutamente. Carroll fece quasi un McGrady in piccolo, se vogliamo. 8 secondi devi farli. Esatto. Quindi 20, sì. 15 esatto. Fu, una cosa del genere, sì. Fu un McGrady all'italiano, non ci avevo mai pensato. Quasi un po' di Jubilee Miracles, esatto. Anche lì. Assolutamente. Però c'era Jerry De Rosa, vabbè, ora chiusa questa parentesi. La 2 è sicuramente un'isola felice, e qui entriamo nel personale, perché se chiedi a me ti dico che con 5 americani in campo, come spesso accade in A1 del 2019, ho più che modo di seguire come fossi lì l'NBA. Certo. Conseguentemente, oltre alle città, perché quei palazzetti sono sempre pieni e questo ci riempie di gioia, oltre alle città interessate è chiaro che la A ha un appeal molto rivedibile. Ciò non può essere detto per la 2, dove sussistono piazze molto più storiche, regioni anche più storiche, che continuano a riempire i palazzetti e in questo senso creano interesse anche a livello nazionale, perché se andiamo a vedere ora, oltre al quintetto della nazionale, dove ci sono 3 giocatori di Eurolega e 2 NBA, chiunque passa dalla nazionale difficilmente parte dalla 1, si formano tutti in A2, perché è un campionato più che allenante, nel senso che come italiano hai spazio, giochi tanto, ma i 2 americani più il comunitario ti alzano il livello, è un campionato più che allenante. E infatti credo che il divario tra A2 e A sia ormai ridotto all'osso, e lo vedi anche dal fatto che non c'è più l'ascensore che puoi riscontrare nel calcio, certo, per esempio, certo. E questo ha fatto sì, d'altro canto ancora, che il divario tra A2 e B sia, tolte le San Severo e le Chieti, quasi insormontabile. Tornando, allora, stiamo finendo un po' per quanto riguarda questa prima parte, parlando della 2, ricordiamo che Roseto, tornando appunto agli Sharks, giocheranno gara 5 in terra lombarda mercoledì alle ore 21, quindi domani praticamente alle ore 21 al Pala Facchetti. Partendo da Luca, come vedi questa gara 5? Già hai dato qualche chiave, insomma, la vedi equilibrata comunque, Luca, non che una delle due farà il cosiddetto cappotto tra virgolette. Non credo, prevedo una partita sì abbastanza equilibrata, e che come dicevamo prima si giocherà su alcuni dettagli tattici che peraltro adesso le due squadre hanno avuto modo di analizzare, di insomma, conoscere bene, insomma, pregi e difetti dell'altra, perché si sono affrontate già 4 volte. Se mi dici chi passa il turno, non lo so, dai, ti dico un 60-40 Treviso, ma per il fattore campo e per il fatto che mi piace sempre un pochino la squadra che non molla quando è lì sul certo, baratro, perché certo. Sono 2-1, 2 pari, e allora penso che abbia qualche piccola chance in più. Jacopo, la tua chiave di lettura insomma per questa gara 5, molto molto complicata. È veramente complicata, come... È complicato anche pensare, ma ai playoff questo non conta, che dopo vai a affrontare Verona, chiunque vada, ha di fronte una montagna veramente, veramente alta. Cioè, è difficile, perché Treviglio, come detto nel servizio, con le spalle al muro ha giocato la sua miglior partita. Non considero gara 2 perché nella mia umile visione quella non l'ha giocata Roseto, e conseguentemente non può essere probante a quei livelli.
però d'altro canto Roseto lì ha vinto. Roseto lì ha tirato fuori una prestazione balistica molto importante. E come ha fatto giustamente Iver Temati, che ha saputo sfruttare i cambi sistematici di D'Arcangeli, che ha saputo anche allontanare con dei blocchi fatti bene Caroti dei raddoppi, perché non può portare giustamente D'Arcangeli, quindi ribaltare un'altra volta il piatto laddove poi replicare sarà impossibile. Staremo a vedere, ovviamente un grandissimo in bocca al lupo agli Sharks per questa gara 5. Allora, siamo arrivati al nostro primo time out, facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra pochissimo sempre qui a Super Basket. Bene, rieccoci di nuovo qui a Super Basket. Allora, abbiamo fatto un quadro completo per quanto riguarda la situazione dei Roseto Sharks, che giocheranno domani gara 5 al Palafacchetti di Treviglio, gara 5 degli ottavi di playoff. Scendiamo quindi dalla Serie 2 e passiamo alla Serie B. In questo caso abbiamo anche un verdetto definitivo, perché si è giocata sempre domenica al Pala Borgognoni di Campli gara 3 della serie playout tra la Globo Campli e l'Adriatica Press Teramo, partita che è stata vinta dai ragazzi di coach Domizioli dopo un primo tempo molto equilibrato in cui ha andato oltre i propri limiti segnando appunto 40 punti. Ricordiamolo, non è una squadra che segna tantissimo quella di coach Tarquini. Secondo tempo tutto di marca teramana, quindi il Teramo che resta in Serie B condanna alla retrocessione in C-Gold i cugini Farnesi. Anche qui, prima di entrare nell'analisi sia con Jacopo che con Luca, andiamo a vedere il servizio e poi commentiamo la stagione del Teramo e la stagione del Campi. Sleep through day, then we play all through the late night. Sleep through day, then we play all through the late night. Tutto come da pronostico. L'Adriatica Press Teramo ha vinto anche gara 3 della serie playout 58-76, conquistando la salvezza, la conseguente permanenza in Serie B e condannando il Campli alla retrocessione in C-Gold. La sceneggiatura scritta in modo nitido prima di questa serie è stata quindi ampiamente rispettata, ma non sono mancati colpi di scena ed il merito va dato alla giovane truppa di coach Tarquini, bravo a mettere in campo una squadra battagliera che, onorando fino alla fine la serie, vedi gara 1 e i primi tempi di gara 2 e gara 3, ha reso ancora più prestigiosa ed importante la vittoria del Teramo. È stata un'annata difficile per i compagni, costellata da tantissime difficoltà, da tanti episodi sfortunati che spesso hanno penalizzato i biancorossi. Con qualche canestro in più probabilmente non si sarebbe dovuto passare per il purgatorio dei playout, ma forse salvarsi in questo modo, in un derby infinito contro i Farnesi, può mettere ancora più energia ed entusiasmo per ripartire il prossimo anno, in un futuro prossimo, si spera, con più luci e meno ombre. Il merito va dato a coach Domizioli in primis, bravo ed intelligente nel mantenere sempre unito e compatto lo spogliatoio, che non ha mai dato segni di cedimento, neanche nei momenti più difficili. Ampio merito a tutti i giocatori scesi sul parquet. Ognuno di loro ha infatti dato un contributo fondamentale alla causa, permettendo il mantenimento della terza serie nazionale, che di questi tempi, con il caos che alleggia
già nella nostra pallacanestro, risultati dati a tavolino e società che scompaiono dalla carta geografica è davvero tanta, tanta roba. Da registrare la grande crescita di Aromando e Costa, che con grande probabilità si sono costruiti un trampolino di lancio per le loro rispettive carriere. Fabio e Marsili si sono confermati giocatori esperti, affidabili ed utilissimi per far crescere i più giovani. Canelo ha fatto una stagione in crescendo ed è stato un fattore chiave nella serie playout contro i farnesi. Kekovic e Sebrek hanno dato quel brio e quella garra cestistica propria dei paesi dell'ex Jugoslavia, mentre da Didiomede, Massotti, Manente, Mazzagatti e Rossi è arrivato un preziosissimo e costante apporto alla causa biancorossa. Speciale infine per il capitano Andrea Lagioia, cittadino teramano onorario, vero e proprio faro guida che non ha mai abbandonato i propri compagni di squadra ed è rientrato a tempo record da un pesante infortunio, in tempo per dare un contributo fondamentale nella post season, l'ennesimo atto d'amore per i colori biancorossi. Adesso si lavorerà per progettare la prossima stagione, sperando che si sia appreso dagli errori commessi. Dall'altra parte ci duole registrare la retrocessione del Campli. Si sapeva che sarebbe stata una serie fratricida e l'augurio da sportivi ed amanti della pallacanestro è quello che i farnesi possano al più presto tornare in Serie B per il bene di tutto il movimento della nostra provincia. Complimenti al Teramo, arrivederci Campli. Abbiamo fatto allora il quadro di quella che è stata la gara 3 praticamente giocata tra Campli e Teramo e soprattutto appunto abbiamo lanciato qualche spunto di riflessione di quelle che sono state le stagioni di entrambe le squadre. Io partirei ovviamente parlando del Teramo. Jacopo, lo possiamo dire, finalmente arriva questa tanto agognata salvezza, tiriamo tutti veramente un sospiro di sollievo. Si conclude poi come si doveva concludere, non sono mancati appunto, abbiamo sentito anche nel servizio, i colpi di scena. Campli che ha onorato questa serie e secondo me ha reso ancora più importante questa salvezza, potendo dare, come dire, un pizzico di brio, un pizzico di entusiasmo, si spera, per ripartire con più lucidità il prossimo anno. Oltre allo brio e all'entusiasmo, speriamo si sia anche imparata la lezione, perché poi questa serie playout ci insegna che in B, appunto perché la B, appunto perché la terza categoria nazionale che è per Teramo, è molto molto importante esserci, si scherza poco, perché non ci sarà sempre una Campli che, pur onorando la serie, se l'è giocata con le sue armi che oggettivamente non erano quelle del Teramo, a prescindere. Questo cosa ci porta a pensare? Ci porta a pensare che bisogna ripartire in maniera fresca e in maniera molto più attenta. Ci dispiace ovviamente di perdere una piazza storica, una piazza del territorio della terza categoria nazionale, con l'augurio di un pronto ritorno. L'hanno onorata molto per Campli quello che hanno fatto, al di là delle, mi riferisco alla stagione globale, al di là delle critiche, al di là dell'etica che ognuno può mettere in campo, in fin dei conti loro hanno fatto quanto gli è stato concesso dalla Lega Pallacanestro, che poi quest'ultima, certo, abbia sempre dei comportamenti, delle scelte molto discutibili, non sta a noi. Noi comunque non riusciamo a farle cambiare, perché altrimenti avremmo un movimento molto molto più sano. Quindi Campli che otterrà dei corposissimi finanziamenti per i tanti minuti che ha concesso sui tanti under, potrà provare a ripartire da qui. È stata una scelta comunque coraggiosa, ci hanno messo la faccia, è finita come doveva finire. Se bisogna imputare a qualcuno un campionato da una vittoria, un 3-0 playout, questo va fatto alla Lega e non ai farnesi, che ora potranno con più serenità e con conti un po' più in ordine provare a tornare ad onorare la loro storia, che ci dice appena una finale playoff per salire in A2. Assolutamente, la cosiddetta Campi dei record praticamente, esatto, quella che è stata Campi dei record. Allora Luca, anche qui ti coinvolgo partendo da, insomma, un tuo giudizio, come hai visto anche la stagione del Teramo e anche poi la stagione del Campi, partendo da quella dei ragazzi di coach Domizioli. Girone d'andata molto complicato, poi l'arrivo anche del direttore sportivo, i nuovi acquisti che hanno dato comunque definizione al roster, hanno dato una mano poi nel finale di stagione, una seconda parte di stagione molto positiva e poi ovviamente pronostico ampiamente rispettato, ovvero il 3-0 con i farnesi. Sì, diciamo che la stagione è stata un pochino controversa, se vogliamo, perché probabilmente ci si aspettava
qualcosa in più sicuramente all'inizio, poi ci sono stati vari cambiamenti. È un, diciamo, ecco, una serie play out che, detto proprio fuori dai denti, non era così temibile per il Teramo, se vogliamo, quindi diciamo era un pronostico abbastanza scritto, seppur vanno riconosciuti sicuramente tutti i meriti a Campi, che, come diceva giustamente Jacopo, ci ha provato in ogni modo a giocarsela con le sue carte. Io in realtà volevo fare un discorso, volevo andare un attimino anche più in là, diciamo, nel ragionamento. Puoi andarci tranquillamente. Pensavo proprio in questi giorni a questo aspetto, cioè Teramo e Campi sono accomunate in questo momento storico dal fatto di avere più società di basket, no? nel proprio territorio. E questo, che al di là del momento storico che viviamo, vabbè, che sappiamo la contingenza economica e tutto, però in generale comunque in territori abbastanza piccoli una dispersione, diciamo, se vogliamo, di risorse così crea sicuramente un voglio dire, appunto, una dispersione di risorse, quindi un su un'area da 80.000 abitanti ci sono 6 squadre. Esatto. Sì, tu. Esattamente, quindi è vero che parliamo di realtà territoriali che hanno una certa tradizione, quindi certo, è normale che possano sorgere più realtà, però questo va a penalizzare sicuramente globalmente i risultati, che poi lo vediamo sul delle campo. Squadre guida in un certo senso, delle società guida. Esattamente, caso. Diciamo, esatto, quindi, però a cascata, sì, poi magari sotto qualcuno fa meglio, certo, però in certo, generale certo, manca quel riferimento che c'era una volta. E se invece ben ricordi, magari quando eravamo noi anche più piccoli che giocavamo anche assieme, c'era il Roseto che annoverava una o due società addirittura in Serie C, certo, e in più faceva la B o la A, ha fatto anche la A, B, C oppure A, C. E adesso che questo invece non succede, il Roseto è capofila, no? In A2, sta facendo i playoff, vediamo, anche se ha fatto l'accordo, voglio dire, con la Stella Azzurra. Però resta il Roseto Sharks, sì, certo. Esatto, sicuramente. Quindi questo è per dire che, proprio per prefigurare, no, dei possibili scenari futuri, non so, da parte mia mi auguro sempre che possa un attimino collimare un po' il qualche progetto in una situazione, come dire, un po' più situazione unica, che possa trainare un po' di più il movimento. Ecco, questo era un po' l'augurio, al di là di quello che poi adesso mi direte voi, che ne saprete sicuramente di più di quello che può succedere da qui a quest'estate per questa società, questa piazza. Qualche spunto, appunto, tra poco lo andremo ad ascoltare, però comunque Jacopo, quello del Lupo, un augurio di piena maturità. Assolutamente, infatti su questo ti volevo coinvolgere, nel senso fare un po' da coro al ragionamento di Luca, che secondo me non fa una piega, perché poi questo è un altro aspetto che effettivamente devi prendere, non puoi non prendere in considerazione. L'hai detto tu stesso, un'area di 80.000 abitanti a stare larghi, 80.000 a stare larghi, qualcosa in meno. Con, poi parliamoci chiaro, non siamo nell'Interland milanese, no, o appunto le aziende quelle sono, esatto, cioè non è neanche un territorio poi ricco che ti può dare, insomma, anche fondi, soldi, parliamoci chiaro, perché poi quello il problema, si torna sempre lì. Quindi in questo caso, secondo me, il ragionamento di Luca non fa una piega, nel senso troppa disparità, troppa dispersione, e crea anche difficoltà, poi ripeto, alle cosiddette società guida. Poi non è che uno debba per forza rispettare un, come dire, uno storico, ecco, se una emerge ben venga, anche se è nuova, vedi anche il caso della Poderosa, per dire, con Montegranato. No, restando che, per carità, io non, nessuno vuole togliere i meriti a chiunque, esatto, fa basket, fa sport in generale, perché ognuno lo fa in maniera innanzitutto legittima, certo, e lecita, e poi anche assolutamente con risultati comunque apprezzabili. Assolutamente, infatti quello che diciamo è proprio questo, cioè non è che c'è poi un, come dire, un dono divino, una legge divina che deve legittimare qualcuno e delegittimare un altro, però è anche vero che è uno spunto di riflessione. Troppa, ripeto, troppa dispersione può essere anche questo un fattore che poi non permette quella, come dire, al movimento in generale di crescere come era ovviamente in passato, come siamo stati abituati a vederlo in passato. Ecco, avete detto due cose chiave che fondano il mio discorso per il nulla che conta. Nel senso, ovviamente resta e sussiste la legittimità di chiunque voglia fare sport a modo suo. Ciò che può infastidire è considerare questo un tabù, perché se abbiamo una storia, e l'abbiamo, Teramo, Campi, Roseto, perché insomma negli anni 60 in poche zone d'Italia si giocava a pallacanestro, la provincia di Teramo, con le tre che ho citato, era tra queste. Assolutamente. E se la storia ci ha insegnato qualcosa è che quando ci si è messi insieme si sono fatti grandissime cose. Abbiamo fatti 9 anni di Serie A, si è fatta una Coppa Europea,
Roseto ha avuto nomi che non esistono, fondamentalmente Abdul Rauf è il primo che mi viene in mente, quindi non salva la legittimità, non è un tabù, non è un tabù dire che una città come Teramo, che vive un momento difficilissimo, partire dalle calamità naturali per arrivare alla ristrutturazione dell'università, per arrivare alle attività culturali, per arrivare all'asfalto, per arrivare, certo, alle infrastrutture, qui cosa. Ce ne sono, vero, di problemi. Questo ovviamente si riflette sullo sport. Teramo è una città calcistica, lo era, lo è e lo sarà, e anche lì il lupo può aiutarmi in questo senso, l'aria non è floridissima, quindi in questo momento storico qui andare a disperdersi, a fare diaspore, a fare tre, non quattro, società che messe insieme non fanno 1000 spettatori, al movimento bene non fa, e questo è un dato di fatto. Parla di numeri, esatto. Noi analizziamo questo, quello è un dato di fatto, che quando si è costruito qualcosa di importante ci si è mossi in maniera diversa, è un dato di fatto allo stesso modo, salva la libertà di chiunque di fare sport come ritiene, però questo è un dato di fatto, e tenerlo nascosto dietro a faccio la mia società perché quello ha fatto così, perché quello ha detto così, perché io voglio fare in quest'altro modo, è rispettabile, ma è un dato di fatto che non funziona. Su quello sono d'accordo. Allora, per quanto riguarda il futuro, insomma, andiamo a prendere già qualche spunto, perché c'è stato, insomma, il numero uno dell'Adriatica Presteramo, il presidente Ermanno Ruscitti, che è stato ospite, insomma, oggi nei nostri studi, è stato intervistato dal nostro direttore Alessandro Dienidio, e ci dà, insomma, qualche spunto su quello che sarà il futuro, insomma, più vicino dell'Adriatica Presteramo. Ascoltiamolo. Presidente Ruscitti, salvezza raggiunta con il netto 3-0 nella serie playout su Campi, dunque obiettivo sportivo raggiunto, tracciamo un bilancio di questa stagione. Beh, l'obiettivo minimo che uno non avrei mai messo in preventivo all'inizio della stagione agonistica, l'abbiamo raggiunto, e quindi è stata una stagione, alla luce di questo, diciamo, non soddisfacente. Dopodiché l'aspetto emotivo, il campanilismo e tutta una serie di fattori forse hanno fatto sì che anche questo evento non preventivato va a dare un significato emotivamente importante alla stagione che abbiamo fatto. Dove si è sbagliato, se si è sbagliato, cosa non è riuscito fino in fondo? Beh, gli obiettivi erano quelli di fare un campionato tranquillo, con qualche ambizione neanche tanto esagerata, di riuscire ad entrare nei playoff, perché ritenevamo di aver fatto una squadra giovane, sì, ma di qualità. La chimia, il rendimento, una serie di fattori non ha portato i risultati che uno si aspettava. Abbiamo fatto un girone d'andata veramente scadente, e poi siamo stati bravi anche grazie all'innesto del DS di rimettere un po' in carreggiata la squadra, e quindi il giro di ritorno tutto sommato è andato abbastanza bene. Il progetto tecnico proseguirà con coach Domizioli? Ma il coach ha un contratto ancora con noi, adesso siamo tutti in discussione perché stiamo ragionando sul futuro della società, e quindi l'aspetto tecnico sarà di conseguenza discusso un attimo dopo che abbiamo capito, abbiamo chiarito se il progetto societario continua così, con nuovi innesti, nuova proprietà o quello che sarà. Quali sono, appunto, le prospettive, quali passi che farete da qui in avanti? Beh, i passi è quello che abbiamo sempre deciso di fare, cioè di rinforzare la società. Ci sono delle opportunità per fare questo. Io ho sempre detto che la mia carica era assolutamente pro tempore, quindi non è quello il motivo che può stare a un ingresso di nuovi soci. Tutto questo deve portare alla certezza che il progetto Teramo Basket vada continui nei prossimi anni. Aver raggiunto la terza serie nazionale dopo anni di inesistenza tra basket nazionale a Teramo ci deve convincere, deve convincere soprattutto chi si vuole avvicinare, che questo è un patrimonio da conservare e, se possibile, da rafforzare. Da un po' stiamo parlando con possibili partner, chiamiamoli così. Sto parlando con possibili partner che, come dicevo fuori onda, ahimè devo decidere io, quindi la cosa mi procura qualche dubbio.
non sulla bontà delle persone, ma su dove cercare di sbagliare il meno possibile. Allora, queste appunto le dichiarazioni, abbiamo ascoltato le dichiarazioni del presidente Ruscitti. Luca, anche qui tante chiavi di lettura, insomma, perché poi le domande che sono state fatte sono state varie, quindi si è parlato sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sia per quanto riguarda l'aspetto societario. Dal mio punto di vista, adesso ovviamente, penso, insomma, concorderai anche tu, la vera partita si gioca, si è spostata dal campo, perché la squadra aveva quell'obiettivo in questo momento, ovvero quello della salvezza, obiettivo pienamente raggiunto anche con un secco 3-0, quindi anche senza soffrire, tra virgolette, più di tanto. Adesso però si sposta, come dire, tra gli uffici, tra le chiacchiere, tra i discorsi, tra, ecco, gli incontri in questo caso, quindi si deve capire più che altro quali sono i veri obiettivi. Già Ruscitti, insomma, il presidente, ha detto che comunque ci sono dei contatti con possibili, insomma, nuovi soci, acquirenti, staremo a vedere. Quindi già questo, insomma, è un input che viene lanciato. Sì, questo mi sembra assolutamente positivo e anche intelligente, nel senso, il presidente ha dichiarato che lui comunque è un presidente pro tempore, quindi anche questa, come dire, questo concetto di società un pochino allargata, no? Se vogliamo, composta da più soci, è aperta sicuramente a nuovi innesti, perché questo è chiaro che, come dicevamo prima, insomma, il futuro deve passare necessariamente da lì, quindi da un rafforzamento un pochino delle basi societarie, come ha detto giustamente il presidente. E in questo, ecco, diciamo, la vetrina di quest'anno probabilmente non è stata delle migliori, se vogliamo, no? Perché il presidente parlava di qualcuno che si potesse avvicinare, no? Capire che chiaramente la terza serie nazionale è un patrimonio, e chiaramente lo è. Rafforzare, poi ha detto proprio, ha usato questo verbo, rafforzare la società. Esattamente, quindi rafforzarla, però certo la vetrina non è stata magari delle migliori, perché è stato un campionato un pochino di sofferenza. Però se si riuscisse a trovare qualche forza nuova, qualche forza in più, forza nuova non è. No, il movimento politico, no, qualche forza, qualche energia in più, certo, battuta a parte, certo. Sarebbe veramente importante, perché darebbe veramente nuova spinta a un progetto comunque partito da qualche anno e, insomma, relativamente ancora giovane, no? Allora, prima di coinvolgere anche Jacopo sulla questione, insomma, su quello che può essere anche il futuro dell'Adriatica Press-Teramo, siamo arrivati al secondo break pubblicitario, quindi direi di andare prima in fascia pubblicitaria. Facciamo quindi il nostro secondo time out, ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a Superbasket. Bene, rieccoci di nuovo qui a Superbasket. Allora, riprendiamo il discorso basandoci, insomma, su quanto abbiamo ascoltato, sulle dichiarazioni del presidente dell'Adriatica Press Teramo, Ermanno Ruscitti. Jacopo, anche qui da definire, insomma, quello che può essere il futuro del Teramo. Pare, ecco, anche, ripetiamolo, basandoci proprio sulle dichiarazioni fatte dall'attuale presidente del Teramo Basket 1960, pare, insomma, che ci siano quantomeno delle persone esterne che possono essere interessate in questo caso a rafforzare la società, prelevarla, insomma, questo ovviamente sarà, lo vedremo, a chi di dovere. Esatto, lo vedremo nei prossimi giorni, sta appunto a chi di dovere fare queste trattative, però pare, insomma, che ci sia almeno qualche luce, citando quello che ci siamo detti anche più di una volta in questi giorni, eppur si muove. Questo non può che farci felici, perché ad oggi chi riesce a muoversi da solo, chi è? Armani, Fredo. Esatto. I nomi che si muovono da soli a certi livelli sono questi. Molte società hanno più azionisti, quindi non vedo perché questo non debba accadere anche in una piazza storica come Teramo. Voglio ricordare che se questo succede, se c'è interesse, pur a fronte di un campionato di certo non entusiasmante, pur a fronte di una città che non ha ancora riscoperto in pieno di avere il basket, media spettatori quest'anno quanto siamo? 300-400? Molto bassa, credo, di più. Abbiamo visto, insomma, anche nulla da attirare questi gruppi di investimento enormi. Però vanno ricordate due cose: una, che il basket a Teramo ha già funzionato e questo sicuramente aiuta, e due, che se c'è qualcuno interessato è perché qualcuno nel nulla ha riportato il nome di Teramo nella terza serie nazionale, e di questo gliene va reso atto, ed è ciò che rende possibile pensare
ad un futuro, perché ci dicevamo adesso fuori onda che dalla C Gold difficilmente risali. Infatti c'è stata anche per una volta nella storia dello sport teramano fortuna in un ripescaggio, perché il lupo anche qui può aiutarmi, di solito non succede, e conseguentemente siamo qui a salvezza raggiunta con tanto sudore a parlare di un futuro che potrà essere più roseo. Vediamo come evolverà, sicuramente sarà un'estate molto impegnativa, perché poi come abbiamo avuto modo di vedere, costruendo come è successo quest'anno la squadra d'agosto, non finisce granché bene. Certo. Quindi speriamo si possa chiudere quello che magari si deve ancora aprire, non lo sappiamo, nei tempi più brevi possibili, e come ha detto il presidente, a guardare all'aspetto tecnico e a guardarci con un occhio più attraente verso qualche nome importante. Staremo a vedere quindi se insomma ci saranno ulteriori sviluppi per quanto riguarda il futuro dell'Adriatica Presteramo, e ne parleremo comunque anche nei prossimi giorni, nelle prossime puntate. Allora, volevo fare un attimo un flash con Luca tramite anche il nostro iPad, perché tutti e tre abbiamo un amico in comune che è Paolo Marini, che insomma è responsabile della comunicazione della Teramo a Spicchi, perché volevo farvi vedere un attimo appunto tramite il nostro iPad che la Teramo a Spicchi sta giocando i playoff per quanto riguarda la C Silver. Ha vinto, era uno dei quarti di finale, battendo Todi 97-65, grande prestazione di Gallerini, però insomma appunto 5 giocatori in doppia cifra. Luca, un buon campionato per i ragazzi fin qui di Coach Stirpe. Un gran campionato, perché stanno facendo i playoff di livello, insomma, adesso che stanno affrontando queste squadre, tra l'altro tutte umbre, perché hanno giocato con Orvieto il primo turno, hanno vinto tra l'altro tre gare, esatto, poi adesso gara 1 con Todi, hanno giocato veramente molto bene e hanno tutte le carte in regola per passare anche questo turno. Adesso hanno gara 2 e poi l'eventuale bella diciamo a Teramo di nuovo, e poi la possibile finale si prefigura con Assisi, che è probabilmente la squadra migliore anche di là, quindi sarebbero tre squadre umbre. Comunque un campionato che stanno finendo anche in crescendo, se vogliamo, perché comunque i playoff li stanno conducendo molto bene. Adesso qui vediamo delle immagini proprio della partita di sabato scorso contro Todi di gara 1 della semifinale per andare, ricordiamo, in C Gold. Quindi insomma comunque campionato appunto più che positivo per i ragazzi di Coach Stirpe. Ringraziamo ovviamente Cristian dalla regia che puntualmente ci manda le immagini fresche fresche, tra l'altro sono arrivate davvero, come dire, volanti, quindi ci arrivano proprio davvero quasi in diretta, si può dire. Allora, lasciamo adesso la C Silver, era doveroso aprire questa finestra per quanto stanno facendo appunto, per quanto sta facendo la Teramo a Spicchi nei quarti di finale playoff. Andiamo a vedere invece quanto sta succedendo nel campionato, nella massima competizione continentale, ovvero l'Eurolega, tramite la grafica, perché praticamente sono state stabilite le quattro squadre che andranno al Final Four. Si giocheranno, lo ricordiamo, dal 17 al 19 maggio. Eccole qui, insomma, due semifinali praticamente, insomma, ovviamente si gioca a gara secca, Fenerbahce e Efes Pilsen, quindi insomma il derby tutto istanbuliano in questo caso, l'antica Costantinopoli, e poi CSKA Real Madrid, e insomma, Jacopo, mica male, eh? Beh, c'è di peggio, esatto. Occhio. Anche perché diciamo che di intrusa volendocene una sola, esatto, che è l'Efes, che sfrutta un lustro di investimenti da parte sua, spesso non capitalizzati quest'anno, sì, sfrutta il momento forse peggiore del decennio per il Barça, qualche altra assenza pesante, qualsiasi riferimento all'Olimpia è puramente voluto, per trovarsi contro, insomma, quelle che, tolte Pana e Olympiacos, che generazionalmente hanno avuto le loro difficoltà, perché sia Spanulis e Printesis, sia Gist e Lanford, sia tutto un supporting cast anche nazionale, dove è mancato il ricambio, non consentono di essere ai livelli di quando si vinceva e si facevano derby alle Final Four. Le altre tre sono regine assolute che difficilmente mancheranno l'appuntamento. Il CSKA lo vedo un po' meno solido del solito, anche perché l'innesto di Rodriguez in questo senso ti dà tanto a livello tecnico, ma ti toglie qualche certezza al sistema militare che avevano. Poi Beckert, De Colò, Rodriguez, insomma ce l'hanno pochi. Il Real, che è ancora lì, ricordiamo però
oltre a Rodriguez, ha perso il suo miglior giocatore, che è Luka Doncic, e dall'altra parte c'è la netta favorita, che è il Fener. Però quando in Europa giochi un derby a qualsiasi livello, in qualsiasi sport, è sempre peggio, perché le differenze tecniche si assottigliano in quanto ti conosci. Assolutamente. Di andare a vedere anche gli highlights per quanto riguarda l'Eurolega, sempre tramite il nostro iPad, volevamo dare una notizia, e tra l'altro ci porta i saluti praticamente a tutti quanti, un certo Luigi La Monica, il nostro caro amico. Che risalutiamo. Luigi La Monica, che salutiamo davvero. Perché? Perché insomma, personalmente mi ha mandato appunto un link su questo articolo, sono stati ovviamente annunciati gli arbitri, quindi se abbiamo tre italiani sul campo, Melli da Tome col Fener, e Hackett con la maglia Sesca. Del Sesca, scorriamo, vedete appunto il nostro iPad, ed eccolo lì, ecco. Lo vedete, Luigi La Monica tra gli otto arbitri. Tra l'altro ci sarà anche la novità dell'arbitro donna, in questo caso è Anne Panther, la tedesca Anne Panther. Però insomma, ancora una volta c'è il nostro Luigi La Monica, pescarese di nascita, rosetano di fatto di adozione. Luca, una grande, un'altra bella notizia, l'ennesima Final Four del nostro miglior arbitro in assoluto, ma penso tra i veramente i primissimi. Sempre ricordando che in Serie A non può arbitrare. Abbiamo il top player per l'Europa, abbiamo riservato. Ci piace così. Esatto. Sì, sì, beh, la Monica è una certezza che insomma non dobbiamo certo scoprire qui o descrivere adesso qui, l'ennesima Final Four, insomma una carriera incredibile. Per quanto riguarda l'Eurolega, sono abbastanza d'accordo con Jacopo, nel senso che anch'io Mosca la vedo un pochino meno solida degli altri anni, e secondo me il Real può fare lo scherzo, dice. Glielo può fare, sì. E quel derby fra Fener e Efes, io lo vedo anche lì, vi assicuro che lo vedo punto a punto. Anche perché la squadra di Ataman insomma è stata molto rognosa durante la stagione, molto è stato brillante, molto duro. Anche certo. Con molti casi, il certo. Basket abbastanza sciolto. Secondo me lì ci uscirà la classica partita proprio da Final Four al Cardiopalma. Secondo me, non lo so, credo che Fener ovviamente è favorita anche per la vittoria finale, però deve stare molto attenta. Giochi quindi apertissimi per questa Final Four. Allora adesso ci lustriamo un po' gli occhi, andiamo a vedere la top 10 per quanto riguarda il mese di aprile in Eurolega, e poi si va in NBA. Jovic, Williams, so Aaron White with a little two-man exchange between he and Westerman. Upstairs it goes to White. What a finish! Perfectly played pick and roll. Barcelona with the ball. It's Bango's Ertel, Enga, Smith and Oriola on the floor. Smith is driving. Oh! Why did he just explode? What a long step! What a Roland Smith! Bangos's pass intercepted by Simon. Gonna go at Hunga! Oh, Adam Hunga was lining it up with the block! And Šlukas with the chance to end it. He fumbles though, he stumbles, gets it back. Clocks at four. One on one, Šlukas, step back, three ball. Game shot! With the pick up top off to Hilliard. Hilliard wants to step back for the three. Ooh, almost had Kurbanov off his feet, but couldn't do it. Whiteman with the spin move. Goes to the basket. Johannes Whiteman says, get out of here. James Gist looking to send a message early on, and Randolph got his hand on it. Very nearly the most emphatic of starts from James Gist. Rodriguez, it's, oh, nice pass by Decola. A touch pass, what a nice play by Nando to Heinz. What a beautiful pass by Deco. Look at that behind his head. .147 to go, and you can just feel it deflating here. Now a turnover at half court, and Higgins wants to finish things off, but Hilliard comes out of nowhere with the block. You
see the turnover right here. You're going to see Higgins go up strong, but the block comes out of nowhere. What a great block, too. There's a backdoor cut, but oh, what a block by Jeffrey Taylor on Galatas as he times it perfect. And here's the fast break, Tavares, all the way down. It's Cabasso off to Tavares, and the big man running the floor for a 14-4 lead. Socio, vabbè, è finito col frame di Doncic che applaude, ma io ripeto, ah, come gioca Campas. Argitando Maurizio Mosca. Ah, una garra. Campettasso. Passaggio pozzecchiano del Doncic. Pazzesco, schiena. Pazzesco davvero. Poi se Doncic si mette a ridere, dai, qualcosa vorrà dire. Qualcosina, ma poi penso che siamo diventati anche amici, no? Sì, due folli del gioco così. Assolutamente. Allora, andiamo a vedere, lasciamo l'Eurolega con queste veramente perle che abbiamo visto poco fa, andiamo a vedere quanto sta succedendo invece nell'NBA, partendo con la nostra grafica. Ci sono fattori campo che davvero saltano come fossero tappi di champagne. 2-2 insomma su 4 serie, 3 sono sul 2-2, Milwaukee che va sul 3-1 con Boston. Partiamo in ordine soprattutto dalla East Coast, andando a vedere gara 4 tra Philadelphia e Toronto, e anche qui insomma vittoria da parte dei Raptors, insomma vittoria importante. Jacopo, serie nuovamente sul 2-2, serie avvincente. Guarda, non sono mai per fare questi discorsi, però più che vittoria dei Raptors tocca parlare di una vittoria di Kawhi Leonard, perché qui ci dimentichiamo in una lega star-studded, direbbero loro, dove almeno di tutte quelle che sono i playoff rimaste, tutte hanno almeno un giocatore che può portarli alla terra promessa. Però l'anno, fai due anni di pausa di Kawhi Leonard, ci hanno fatto dimenticare di un MVP delle finals che si è costruito da specialista difensivo, tenendo LeBron e tenendo 25 punti di media in quelle finali. Insieme non ha fatto mai nessuno, cioè neanche Iguodala, che a sua volta ha vinto l'MVP delle Finals e che sta giocando a 40 minuti di media per i Warriors, e sta tirando col 60% e tenendo 39 punti di media. È una roba che sinceramente non esiste, come non esiste il 5 su 7 dall'arco con cui ha vinto una partita dove Simmons continua a fare fatica per il buon lavoro difensivo di Lauri. Questo possiamo pareggiarlo con un Lauri inesistente nei playoff a livello offensivo e non in questa serie, compensato anche da Leonard, un Siakam non in forma. Stanno facendo molta difficoltà, perché poi il livello dei lunghi è questo qui, Ibaka e Gasol, che nei playoff non metteva piede da un po' effettivamente. Nonostante tutti questi problemi, contro un Butler che è salito prepotentemente di livello sia nei punti sia a livello difensivo, ora a parte questa tabella molto dichiarata, contro un Embiid che qualche problema fisico lo ha, ma che ha tirato fuori due partite da Embiid come lo sogniamo, perché vederlo ancora non lo vediamo. Ripeto, c'è Kawhi Leonard che prende una squadra migliore difensivamente, che prende una squadra meglio allenata, perché Nick Nurse ha rivoluzionato una squadra che non andava avanti oltre che per LeBron per un gioco primi anni 90, con la boa Valanciunas e gli isolamenti dalla media di Lauri e DeRozan, trasformandolo in una squadra molto molto moderna. Contro Philadelphia, che con 4 All-Star più JJ Redick, sì, purissimo, però sempre attaccato, sempre cercato come anello debole dagli altri, non si pensava potesse, quel canestro lì da solo sull'isola, pazzesco, ricorda un po' Kobe al TD Garden, è vero. E ha preso questa squadra che ha perso tutti i vantaggi che aveva contro una Philly bella da vedere ma efficace, giusto, anche perché poi dalla panca deve uscire Mike Scott, non esattamente il nostro sesto uomo da secondo turno playoff, ha annullato tutto e l'ha portata sul 2-2 da solo. Ora si torna in Canada, dove, considerando l'uscita dei Maple Leafs dal playoff NHL, potrebbe crearsi un po' di Jurassic Park, perché il fattore campo a Toronto è sempre ondivago, e potrebbero tornare dove sono stati sempre, ovvero alle finali di conference, ma con qualche possibilità in più.
Vediamo, allora, per quanto riguarda sempre la Eastern Conference, si gioca ovviamente l'altra semifinale, in questo caso appunto, eccole qui le immagini che ci arrivano dal TD Garden di Boston, perché Milwaukee si porta Luca sul 3-1. C'erano dei dubbi su quando Boston aveva vinto, nel dire ok, Milwaukee è stato un po' tra virgolette un bluff, che poi è la prima squadra vera in un certo senso che incontra, si scioglie soprattutto su Antetokounmpo. Invece questo signore qui col 34, insomma, ha fatto pentole, coperchi, tutto, cioè nei primi, secondi, terzi, quarti, dolce, dessert, ammazza caffè, cioè fate un po' voi, davvero prestazione mostruosa da parte di Antetokounmpo. E nel Wisconsin si brinda, o perlomeno si è vicini a brindare, un accesso alle finali per quanto riguarda l'Est. Sì, devo dire che credo sia una serie ormai segnata, perché dall'1-0 all'1-3, insomma, non me l'aspettavo. Io stesso in questi stessi studi devo ammettere che avevo detto che Boston era la mia squadra est per i playoff, prima del vero di tutti i movimenti di mercato. Certo, però, certo, nonostante anche al netto di quei movimenti, io confidavo sempre sinceramente nei playoff in Boston, perché credevo fosse proprio la squadra da playoff. E invece devo dire che sono un pochino in rottura e non è più quella Boston anche molto combattiva dei playoff, bostoniana, nel vero senso della parola. Esattamente. E si dice, insomma, che Irving sia un pochino in scontento. Sì, mettiamola certo, così. Fu un conflitto un po' con tutto nelle il gruppo. Nelle ultime due sicuramente quasi disfunzionale. Poi scontento vediamo. Quindi qui si prefigura una Milwaukee a cui comunque vanno riconosciuti tutti i meriti, perché sicuramente una bella squadra, con, anche con l'innesso di Mirotic, giocatori anche mirati, se vogliamo, certo, per quel tipo di gioco guidato da questo greco spaziale, dobbiamo dire. Anche se devo dire che convengo con Jacopo che Leonard sinceramente sta facendo delle cose pazzesche, incredibili, certo, ed è veramente il giocatore, forse allo stato attuale il miglior giocatore veramente che ci sia ad est, se per me è anche meglio di Antetokounmpo. Devo dire che sono con te, sono innamorato di proprio di Kawhi Leonard a 360 gradi, davvero giocatore. Fammi totale aggiungere su Boston, sono tre partite che il loro secondo giocatore più pagato, 31,4 anni Gordon Hayward, non vendo più cifra, stanotte due. E insomma, quindi penso sia pesa. Hai fatto esatto la fotografia perfetta. Per quanto riguarda invece ciò che sta accadendo ad ovest, e qui in questo caso torniamo con Jacopo, si sta giocando, questa sì, è anche una bellissima serie, si giocava in questo caso a Portland. E Denver, in questo caso, altro fattore campo. Vedete un po' voi che canestri questo che si vedono. Si è partiti così. Stanotte si è partiti non così. Sono io all'acqua viva, no. Era no, NBA, perché NBA, no, Lupo, non ha fatto la lampadina, quindi non potevi essere comunque, tu. Marri clamoroso. Marri clamoroso. Scusate, signore. Certo. Ma seriamente avevamo dubbi su un play di Calipari? No, ma infatti, no, dai, alla no, fine no, esatto, la scuola è quella. Comunque, dicevamo appunto, tornando a quanto è successo in partita, qui Denver fa veramente il colpaccio, Jacopo, 116 a 112 per le pepite del Colorado, serie anche qui sul 2-2. Allora, partiamo da un presupposto. Due giorni fa, questa partita, per la prima volta nella storia NBA dal 1953, è andata al triplo overtime. Jokic, forse 4? Se non sbaglio, non vorrei dire, non vorrei sbagliare, ma sono 4. Ora controlliamo, però in diretta, vi siete resi conto tecnologici. Vi siete resi conto dell'assurdità della cosa? Non sono stati 4. Dovrebbero, quindi, essere sì, 4 addirittura, 4. Risolta da Rodney Hood, e alzi la mano chi l'aveva previsto. Qui intanto il fratello di Steph Curry, che ha fatto una partita più che significativa. È stata, Jokic ha giocato 65 minuti, 40-20-20, una roba del genere, siamo fuori da ogni umana concezione. Si è scesi a più miti consigli in gara 4, ed è stata, non è stata troppo a contatto, è stata elastico, sopra di 10 punti a turno entrambe. Nel finale sembrava averla presa, trovando finalmente nella serie Will Barton Denver, poi McCollum e Lillard con soluzioni personali 3-4 in fila clamorose. Guardate qui uno che non è andato allo Star Game, mi spiegherete perché. Si era sensibilmente riavvicinata. Purtroppo il Dame Time completo a sto giro non è arrivato, nel senso che Lillard la tripla per andare sopra non l'ha presa, questa l'ha messa però per recuperare la partita.
e ha avuto la meglio Denver. Secondo me Portland è la squadra più solida di questa serie, però quella di ieri è la dimostrazione per cui se Murray è e può esserlo a livello di seconda opzione e di primo costruttore un fattore come Jokic, con la solidità di Millsap e con una panchina molto lunga, Denver può vincere questa serie. Portland ha più certezze, ricordiamo che manca Nurkic, altrimenti probabilmente il parziale sarebbe diverso, però è secondo me la serie più equilibrata in assoluto e vale tantissimo la pena di vederla, soprattutto per chi esce dalla panchina, perché stanno uscendo nomi veramente improponibili a livello di playoff con prestazioni degne, tipo Will Barton e tipo Zach Collins. Chi invece sta facendo valere il fattore campo e come se lo sta facendo valere sono gli Houston Rockets. Anche qui le immagini che ci giungono appunto da Houston, gara 4, e praticamente Houston che dopo aver vinto gara 3, Luca, vince anche gara 4, 112-108, parità, e in questo caso adesso la cosa più curiosa è vedere quale sarà la reazione di Golden State. Eh sì, anche questa è una gran bella serie e devo dire che non mi aspettavo francamente un Eric Gordon così impattante. Cioè, neanche Eric Gordon si aspettasse Eric Gordon impattante. E devo dire la verità che se Gordon è questo per tutta la serie io sarei attento, anche perché c'è questo signore che tende a essere abbastanza pericoloso. Senza occhi, ancora senza occhi. No, a parte gli scherzi, giusto, mi ha fatto veramente una buona impressione in queste due partite. Io non le ho viste tutte, devo dire la verità, ho visto gli highlights, però sono convinto che anche qui si possa arrivare a giocarsela fino in fondo. E quindi staremo ovviamente a vedere. Jacopo, un flash anche qui, insomma, come la vedi? Ci sarà ovviamente la reazione da parte dei Warriors, ma ecco, Houston questa volta ha la possibilità Fondamentalmente non penso debba arrivare una reazione dei Warriors, che hanno giocato 4 gare ad un livello stratosferico. 2 però hanno trovato di fronte percentuali da 3 insormontabili anche per loro. Il basket di D'Antoni, tu mi insegni, è questo. Fondamentalmente non c'è molto da fare. Quando tiri così, vinci anche contro degli splendidi Warriors, perché Curry è uscito alla lunga dopo la figuraccia della schiacciata mancata in gara 3, perché Durant è assurdo, è oggettivamente incredibile, ora al di là di tutto, però a livello tecnico non ce n'è mai stato uno così, forse mai più ci sarà, e se parliamo di puro talento offensivo non c'è partita con nessuno in una lega che ha Kawhi Leonard e LeBron James. Però PJ Tucker sta alzando il livello anche in attacco, sta dando fastidio a Durant, serve il migliore Iguodala. Il vantaggio dei Rockets è che sono più lunghi perché Kemon Looney, Alfonso McKinney, Kerr può tenerli in campo il giusto, fondamentalmente siamo lì, il problema è quello. Però dobbiamo ricordare che l'anno scorso, senza l'infortunio di Chris Paul, probabilmente sarebbero andati in finale i Rockets e con ogni probabilità avrebbero anche vinto. Bisogna anche ricordare che l'anno scorso, proprio in gara 7, i Rockets hanno sbagliato 27 triple consecutive. E qui Durant mi ha sbagliato una tripla del pareggio comoda per uno come lui, strano. Sì, e mi sono trattenuto dal dire che Durant ha sbagliato proprio quella, perché ritengo di dover tacere in tal senso dalle due triple che ha messo a Cleveland in 2 anni di fila in finale. Certo. Però che Durant non sia il closer che Curry, insomma, certo, penso che lo possiamo dare per assodato, ma a prescindere da quel tiro, che resta un tiro e come tale va considerato. Se i Rockets restano su queste percentuali, ok, il problema delle squadre di D'Antoni è che a quelle percentuali, per vincere a un certo livello, non danno alternative, o sono quelle o si va a casa. Ora si torna a Oakland, quindi occhio. E staremo a vedere, occhio, assolutamente. Allora, siamo arrivati proprio al termine di questa puntata, io ringrazio ancora di cuore Luca Graziani, grazie Luca. Grazie a te Lorenzo, ci vediamo. Un saluto da parte del Doc. Alla prossima. Allora, Superbasket ritorna come sempre martedì prossimo alle ore 21, grazie per essere stati con noi, concludiamo con gli highlights NBA. Buonanotte.